provare, assaggiare, cosa deve importare. Poi imparerete a casa a fare delle cose molto semplici che le possiamo fare tutti quanti, anche con un terrazzino con due fiorire. Si fa facilmente. Ma questo è il titolo. Si sente il profumo. Allora, momento per fare, ne fa qualcuna, al limite volendo che possano fare qualche piccolo assaggio. Io ho tirato fuori il mirto, mirto comune, il nostro mirto mediterraneo. Questo si usa, che se ne fa del mirto? Uno dei mirti era per fare il fumo dei giardini, l'unico più banale, però era fatto con questo, legato col taglio, con altri elementi naturali, e serviva a non comprare la pasta quando si sono fatti. I fiori, maggio, giugno, luglio, a seconda dello stato, bianchi, molto belli, profumati, le bacche iniziano nel periodo autunnale, nella maturazione piena arriva verso dicembre, e poi sono fai di cuore, sono di San Nicola. Io non mi raccolgo a San Nicola, il mese dopo, perché io li assaggio, quando sono dolcissimi, facciamo il cuore, ma poi si può fare la marmellata, mai fare la marmellata. Come la fai? Almeno la ricetta ce la vedi, sì? Raccogliere i semi. Sì, allora, non so se ce la facciamo che devi tagliare. Quella volta puoi fare pure quattro, non ti ne per assaggiare un po'. Metti ancora un po'. Mari, vedi qua, diciamo la ricetta. Mi interessa la ricetta di marmellata? Mari, hai la mia ricetta. Mari, lo conoscete tutti, sì? La raccolta è da inizio dicembre a fine gennaio. Quando sono qua? No, mai decidere a due cose. Una la marmellata di vino e poi un altro bel progetto che stanno facendo. E dopo se ne parlerà una cosa molto molto interessante per gli appassionati di piante. Allora, andiamo con la ricetta di... Allora, basta raccogliere le basi. Quando il frutto e vi accorgete che è dolce, si raccoglie, è morbido. Fatto liquido dei frutticini ed è cotto con lo zucchero come tutte le marmellate. Io la metto non più di 600 grammi per un chilo di polpa. Un chilo di polpa, 600 grammi di zucchero. La polpa passata, pesiamo solo la polpa passata, è tutto passare all'inizio perché tanto di scarte ce n'è tantissimo. Scusa, quelli là bianchi e quelli là è la stessa cosa? Sì, più o meno come sapore sono uguali. Il profumo più o meno. Diciamo il mirto comune ci sta nero e bianco. La differenza è che non quello nero macchia, perché per fare questa operazione ti macchiano le mani, le vendo, però poi si vede, non è che non macchia. Quanto tempo ci vuole? Dipende purtroppo le marmellate, le quantità, il tipo di pentola, il fungo. Ma è una cottura normale, no? Non è mai, diciamo, un tempo X per la marmellata, perché dipende dal tipo di pentola. Le marmellate per cuocerle bene vanno cotte in recipienti larghi e bassi. Tipo una a fungo molto lento. Ideale. E con questo sistema già si riesce a cuocerlo nel tempo molto, diciamo, molto. E se uno ci mette un po' di mela, si addensa prima. Vabbè, la mela, però io ho provato pure con la mela, dipende dalle mele. Anche con la truccia della mela. Avrebbe usato una mela che non lascia odore.
perché l'ho fatta con la mela verde, cioè, pensando di fare insomma la cosa più insipida, invece ha lasciato una traccia indelebile di quella mela. E non conviene, perché il sapore è così particolare. Invece poi l'ho fatto senza mela, liquido che con un po' di pazienza in più, senza mela sarebbe solo finito.